Inaugurato il nuovo reparto di cardiologia a Giugliano, un passo avanti importante per l'ospedale San Giuliano. Sicuramente è un passo avanti enorme, un reparto che aspettavamo da 10 anni, che ha dato possibilità di assistere meglio gli ammalati infartuati e dato anche la crescente patologia sul territorio, crediamo di aver fatto un buon lavoro. Nuovi posti letto, nuovi macchinari e soprattutto un importante rinnovamento tecnologico. Sono soprattutto i posti letto di UTIC che sono stati aumentati, il sistema di monitoraggio che è completamente nuovo e soprattutto moderno, e abbiamo soprattutto degli spazi per poter fare degli ambulatori all'altezza della situazione. La nuova cardiologia infatti è stata attrezzata anche con un sistema di monitoraggio cardiaco in telemetria, capace di assicurare la piena libertà di movimento ai pazienti all'interno del reparto e adatto a consentire ai sanitari di controllare l'andamento dell'attività cardiaca dei degenti in ogni momento, anche a distanza. Io sono arrivata 10 anni fa in questa struttura, nel 2003, e il reparto di cardiologia insieme alla rianimazione erano gli ultimi da rifare, e finalmente, grazie anche all'impegno del direttore generale, ci siamo riusciti, noi siamo felici, proprio felici, perché è un bellissimo reparto e soprattutto è anche tutto azzurro. Durante l'inaugurazione la benedizione di Don Angelo Parisi, che lancia un monito. Non vorrei che questo ospedale fosse di seconda categoria. A me piace sempre dire che la mia città, perché città la voglio chiamare e non un grosso paesone, questa nostra città, questa mia città, si avvalga soprattutto di strutture pubbliche che siano sempre idonee a valorizzare la dignità dell'uomo e soprattutto la dignità di chi ha possibilità di essere curata e curata bene. Soddisfazione per il dirigente dell'ASL Napoli 2, Giuseppe Ferraro, che ha inaugurato il reparto con tutti i medici dell'ospedale. Il San Giuliano per qualche tempo è stato abbandonato a se stesso, ma pare che le cose stiano cambiando. Beh, è maltrattato, nel senso che c'è stato un abbandono anche delle problematiche di questo ospedale, che provenivano anche da carenze di mezzi per poter fronteggiare queste emergenze. Adesso viviamo un contesto migliore e quindi possiamo fare qualche cosa per il nosocomio. Un traguardo importante anche per il presidente della Commissione regionale Sanità, Michele Schiano. Giugliano è un ospedale secondo la strategia regionale, anche dell'azienda sanitaria, ritenuto appunto fulcro importante per la sanità di Napoli Nord. Quindi va rafforzato e migliorato, e quindi vanno messe nelle condizioni giuste i professionisti che qui lavorano a Giugliano, che sono di altissima qualità. Molto critico invece il consigliere regionale del PD, Lello Topo. Io penso che un passo avanti, però manca l'emodinamica, che un servizio dovrebbe completare una struttura riammodernata, ma che mantiene sostanzialmente i servizi precedenti. Nella Napoli 3 ne sono state allestite 2, e il tempo anche di fare un intervento nella Napoli 2 o a Giugliano, o solo insomma in uno degli ospedali in zone più popolate. Questo penso sia l'impegno su cui si deve lavorare nei prossimi mesi.